Signore, che fra gli uomini drizzasti la tua croce, segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità inerte dalla massa, a noi oppressi da un giogo numeroso e crudele, che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libere vite, dà la forza della ribellione. Dio, che sei verità e libertà, facci liberi e intensi, alita il nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore, tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre ci sostenti la tua vittoria. Sì, nell'indigenza viatico e nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza. Quanto più si addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti. Nella tortura serra le nostre labbra, spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo, innocente, e a quello dei nostri morti, a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la risurrezione e la vita, rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti. Veglia tu sulle nostre famiglie, sui monti ventosi e nelle catacombe delle città, al fondo delle prigioni noi ti preghiamo. Sia in lode la pace che tu solo sai dare. Signore della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi ribelli per amore. Aprile 1945 di Dino Buzzati. Ecco, la guerra è finita. Si è fatto silenzio sull'Europa e i suoi mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia. Nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricominci a essere buona. Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio. Tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano e i più duri dicono strane parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo, è pace. Infatti, quante cose orribili passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e al rombo ansimante dei motori. Le case non saranno più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli bigliettini colorati con sentenze fatali, non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le moire lanciate sul mondo a prendere uno qua, uno là, senza preavviso, e sentirle perennemente nell'aria, notte e dì, capricciose tiranne. Non più, non più, ecco tutto. Dio, come siamo felici. Pasi era un giovanotto, veniva dalla Romagna. Insieme eravamo giovani, si camminava muovendo le spalle, le donne avevano per noi debolezza, lui lo impiccarono i tedeschi, dopo sevizie che erano a piacere si sappiano, io ho un cappotto di anni, ma, o Pasi, sei stato il più bel italiano di mezzo secolo. Una sera di settembre, l'Agnese, tornando a casa dal lavatoio col mucchio di panni bagnati sulla carriola, incontrò un soldato nella cavedagna. Era un soldato giovane, piccolo e stracciato. Aveva le scarpe rotte e si vedevano le dita dai piedi, sporche, color di fango. Guardandolo, l'Agnese si sentì stanca. Si fermò, abbassò le stanghe. La carriola era pesante, ma il soldato aveva gli occhi chiari e lieti e le fece il saluto militare. Disse: «La guerra è finita! Io vado a casa. Sono tanti giorni che cammino». L'Agnese si slegò il fazzoletto sotto il mento, ne rovesciò le punte sulla testa, si sventolò con la mano. «Fa ancora molto caldo», aggiunse, come se si ricordasse. «La guerra è finita. Lo so. Si sono tutti ubriacati l'altra sera, quando la radio ha dato la notizia». Guardò il viso del soldato e sorrise, un sorriso rozzo, e inatteso sulla sua faccia bruciata dall'aria. «Io credo che i guai peggiori siano ancora da passare», disse improvvisamente con la rassegnata incredulità dei poveri. Giunsi a Torino il 19 di ottobre, dopo 35 giorni di viaggio. La casa era in piedi,
tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Ero gonfio, barbuto e lacero, e stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e pulito, che a sera, attimo di terrore, cedette morbido sotto il mio peso. Ma solo dopo molti mesi svanì in me l'abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come per cercarvi qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per pane. E non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti ora radi, un sogno pieno di spavento. È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola, con la famiglia, o con amici, o al lavoro o in una campagna verde, in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena, eppure provo un'angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto accade e si disfa intorno a me. Lo scenario, le pareti, le persone, e l'angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in caos. Sono solo al centro di un nulla grigio e torbido. Ed ecco, io so che cosa questo significa. Ed anche so di averlo sempre saputo. Sono di nuovo in lager, e nulla era vero all'infuori del lager. Il resto era breve vacanza o inganno dei sensi, sogno, la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce, ben nota. Una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa, è il comando dell'alba in Auschwitz.